Ciao a tutti! It's Italian time! Oggi facciamo un video di vocabulary, lessico. Impariamo dei verbi utili in cucina. Iniziamo con dei verbi più semplici e arriviamo fino a quelli un po' più difficili. I know a lot of you guys love to cook and you guys love Italian cuisine. Grazie. I love to cook too. Let's start. Iniziamo con i più semplici, come ho detto. Come si dice to fry? Friggere. Per esempio, I'll always give you an example conjugating the verb, but if you want to learn how to conjugate verbs, you can watch other videos like how to give commands, imperativo. Per esempio, friggiamo le zucchine con la pastella. Let's fry zucchini with the batter. Come si dice to boil? Bollire. Fate bollire l'acqua. Come si dice to add? Aggiungere. Aggiungete sale e pepe. Come si dice to wash? Lavare. But how about to, what's it called, rinse? Like when you don't think about using soap, it's just water. Sciacquare. Sciacquate le verdure e asciugatele. Come rinse, wash the vegetables and dry them. Come si dice to cut? Tagliare. And dice? Tagliare a cut into little cubes. E slice? Affettare. Affettate il vostro arrosto in fette spesse un centimetro. Come si dice? Come, not really mince, like cut into small pieces, like what you do with parsley before you put it on pasta. Tritare. Tritare il prezzemolo, tritare la cipolla. So if you say tagliare, it's bigger pieces. Affettare, slice. Tritare è... We say that friggere è fry. But if you think about fry, we think about like deep fry. But how do we say pan fry? Soffriggere. Mettete l'olio, l'aglio in una padella e lasciate soffriggere per 2 minuti. Poi, come si dice preheat the oven? Preheat. Preriscaldare. Preriscaldate il forno a 180 gradi. Poi, come si dice... Come si dice in inglese? Wait, I don't know this in English. Oh, no, it's not a good translation. Ok, come si dice... Il dizionario dice bake, but just like the act of putting it in the oven, which is not the whole activity of when the food is in the oven, but just like put it in the oven. Infornare. Infornate la vostra torta. And the opposite? Sfornare. Infornare, sfornare. Now, come si dice to drain? Come when you use a strainer to drain your pasta. Scolare. Scolate la pasta dopo 10 minuti. In italiano, come si dice the act of putting the water in a pot and putting it on the stove so that it will boil? Mettere l'acqua sul fuoco. Put the water on the fire. Mettete l'acqua sul fuoco. Poi, come si dice when you take your pasta and you put it in the water, raw, like raw pasta in the water. Buttare la pasta. Sì, we say like trash the pasta, but it means like when you take it and you put it in the water so that it boils and then you can eat it and it's delicious. So, first step. Mettete l'acqua sul fuoco. Quando l'acqua bolle, buttate la pasta e scolatela dopo 11 minuti. Huh? So many words. Poi, molto importante for pasta. Cosa vuol dire? This time let's do the other way around. I tell you the verb and you tell me what it means. Cosa vuol dire mantecare? Mantecare is when you, after your pasta is boiled, you take it from the water, you drain it, and you put it in a pan with the sauce and with some water that you use to boil the pasta, and you turn on the stove, and then you make it like melt together so it's all good and like the water evaporates, but the sauce can really like hug, join the pasta, and it's amazing. This is called mantecare. When we see the picture of like the completely just boiled white pasta with the sauce on top, we're like, oh my god, that's not what we do. Come si dice taste? Assaggiare.
assaggiate prima di scolare. Taste it before you drain it. Poi, molto importante, alzare e abbassare la fiamma. Fiamma è come flame, so turn up the flame and turn down the flame. Ok, one more. Come si dice, because you know I love Asia, to steam, cuocere al vapore, to cook with steam. Ragazzi, vi ho dato molte molte parole. Il mio consiglio è che vi scriviate quelle che vi interessano di più e provate a scrivere una frase o due o tre, ancora meglio, con ogni parola che vi interessa ricordare. Non è facile memorizzare parole nuove, bisogna ripeterle spesso, oggi, domani, tra tre giorni, tra una settimana, per davvero impararle e memorizzarle. Vi è piaciuto questo video? Grazie mille per il vostro supporto. Ci vediamo. Ciao!